quarta giornata di mobilitazione, corteo ieri mattina, ieri nel pomeriggio incontro con i sindacati di categoria, mancava Coldiretti. Cosa avete presentato alle associazioni? Cosa avete chiesto alle associazioni? Sì, effettivamente ieri sera abbiamo avuto un incontro con i sindacati di categoria presenti, CIA e Confagricoltura. Coldiretti sembra con assenza giustificata, poi vedremo se sarà così. E praticamente hanno accolto il documento che è portante, i punti salienti della nostra protesta, hanno assicurato la loro vicinanza al mondo agricolo e quindi a breve inizieranno a prendere i vari provvedimenti per supportarci come si deve. Per quanto riguarda oggi, siamo stati invitati dal questore in mattinata, i rappresentanti dei vari presidi provinciali, e sembra, almeno in via ufficiosa posso dire, che sia previsto un tavolo tecnico in prefettura con le associazioni di categoria, con qualche politico. Di questo in prefettura? Questo in prefettura. Domani mattina probabilmente. Non abbiamo ancora dati certi, è ancora oltre che una speranza, anche diciamo, una notizia da confermare. E al termine dell'incontro con il questore siamo stati dal vice questore nostro di Lucera, la dottoressa Finizio, abbiamo rinnovato il permesso per altri due giorni, quindi il presidio continuerà ad esserci e niente. Colgo l'occasione anche per parlarti dopo, ecco, che avrei fatto una carrellata. Ancora di un'ultima domanda, poi parliamo, andiamo nel pratico, certo, nel giornaliero. Quindi voi resterete ancora qui col presidio, avrete questo incontro domani mattina che deve essere ancora confermato. Non sappiamo, dovrà essere più o meno, perfetto. Solo... E che comunque sia, poi dopo, se non ci saranno risposte, continuerete ancora a manifestare? Se non dovessero esserci risposte abbastanza concrete e convincenti, noi riprenderemo, diciamo, la parte più attiva, quindi il presidio prevederà dei cortei, delle marce e purtroppo dovremo dare di nuovo fastidio a chi fa lavoro. Va bene, e d'altronde le proteste servono anche a creare un po' di scompensi. Al di là di tutto però veniamo nel pratico. A questo punto noi nei giorni scorsi abbiamo parlato quelle che sono le tematiche della protesta. Gasolio, il problema dell'Unione Europea che sta danneggiando sempre più l'economia agricola, che poi non è solo agricola. Oggi invece qui avete avuto l'idea di dimostrare in pratica cosa state vendendo alla produzione e svendendo. Praticamente veniamo a vedere i costi, quelli che sono i vostri costi, quello che invece il cittadino comune trova nel mercato. C'è oggi una rappresentanza, il vino, l'olio, i prodotti della nostra terra. Allora, quello che noi preme far arrivare al consumatore è quell'enorme divario di prezzo che c'è tra quello che viene versato poi al produttore e il prezzo che trovano nei supermercati. Parliamo di 10, a volte prodotti che costano una decina di centesimi al chilo e che loro si ritrovano poi sul tavolo del supermercato a svariati euro. Qui avrei modo di far notare dopo con la ripresa video, abbiamo delle vere eccellenze, perché noi in Capitanata, anche altrove, ma soprattutto in Capitanata, produciamo veramente prodotti d'eccellenza che oltre a restare in loco vengono esportati sia al centro nord e anche all'estero. E... qui abbiamo prodotti del territorio, prodotti, certo, attuali, quelli prodotti che sono attuali, freschissimi, freschi, di altissima qualità e niente, come avrei modo di far notare,
Allora, io, non è colpa nostra se al supermercato trovano, certo, che dire, io il finocchio fare, a 3 euro quando fare, poi in campagna viene pagato a 10 euro al chilo. Vorrei fare un esempio che può essere lampante, no? Noi qui abbiamo il cavolo bianco, certo, che a voi viene pagato 60 centesimi al, sì, chilo. Va anche sottolineato che quest'anno per la prima volta ha un prezzo migliore degli altri anni. Inizialmente. Siamo, sì, all'inizio della produzione, ma parlando, solitamente è molto più basso. Ma diciamo, partiamo da quest'anno. Noi, al di là di tutto, facciamo capire l'anno scorso, quello che sa. Oggi vi viene pagato 60 centesimi al chilo. Al chilo. Invece io, la massaia, il cittadino, va al supermercato e ne trova da comprarlo a 3 euro. Certo, un mercato più o meno locale. Mediamente, è un mercato locale, perché chiaramente poi più si va fuori al nord e più aumenta, e questo lo sappiamo. Ecco, ma questi 60 centesimi coprono i vostri costi? Ecco, è questo che dobbiamo evidenziare. Perché questi 60 centesimi, diciamo, considerati i 60 centesimi in previsione di un ottimo raccolto, ovviamente non si chiude in perdita, ma assicurano la copertura dei costi di produzione e quelle del personale che adesso non si capisce, è molto notevole, ecco. E quindi perlomeno non si va in perdita, ma su tanti prodotti si lavora in perdita. Noi abbiamo parlato del cavolo perché quello che ci viene vale per tutto, vestito, non solo per il cavolo. Quello che abbiamo visto, però chiaramente ci sono finocchi, carciofi e quant'altro. Sì. Praticamente noi dobbiamo far capire al cittadino che comunque sia, voi agricoltori oggi protestate, continuate a protestare, perché in effetti i vostri utili sono quasi ridicoli azzerati o inesistenti. E allora bisognerà continuare e quindi augurarsi. Per questo invito un po' tutti a supportarci in questa manifestazione, perché è anche interesse del consumatore stesso, non solo per noi. Sì, è ovvio che l'azienda manifesta perché si trova in condizioni critiche e ha bisogno di che qualcosa cambi, ma a noi farebbe piacere che ne traesse vantaggio anche il consumatore. Allora noi chiudiamo a questa maniera. Intanto bisogna aspettare e essere aiutati dai sindacati, ecco, di categoria, sicuramente, che probabilmente bazzicano un po', fanno orecchio da mercato. Poi chiaramente c'è bisogno di chiarire anche al cittadino che magari ci sono situazioni di chiacchiere che invece di aiutare peggiorano. Insomma, alla fine voi siete quelli sempre che vi fate la cenetta. Il fatto del cetriolo, insomma, in questo caso è molto azzeccato. Quindi praticamente voi qua non state solamente a divertirvi o mangiare pasta, la salsiccia arrostita. Assolutamente no, insomma, siamo qui e la notte posso garantire che fa freddissimo. E quello che chiediamo è di potercene andare il più presto possibile, perché non si può, insomma, noi, a parte che abbiamo tantissimo da fare, infatti. Va bene, allora grazie ancora Giulio Capobianco, che è un po' il portavoce di tutti, e chiaramente aspettiamo risposte positive. Speriamo.